è arrivata l'ultima chicca per il Museo Amaranto, inaugurato allo stadio proprio domenica scorsa. È il pallone della mitica rovesciata di Domenico Neri, Menchino, in Arezzo Campobasso, 1985. Questa mattina, è stato scritto sulla pagina Facebook del Museo Amaranto, è arrivato un regalissimo. Tovaglieri aveva scagliato quel pallone in curva e il signor Paolo Rondoni, che se lo era accaparrato, ne ha fatto dono al museo. Grazie al signor Rondoni per l'inestimabile dono del quale abbiamo subito informato Menchino. Il museo si arricchisce grazie a queste persone che hanno conservato cimeli e poi ne hanno fatto dono al museo. Speriamo, si legge ancora sulla pagina Facebook, di avere quegli aiuti che servono a renderlo più bello. Il museo è per la città, non ci stancheremo mai di dirlo. Grazie ancora a tutti coloro che domenica hanno portato oggetti legati alla storia Amaranto. Un progetto partito e continuato anche grazie alla collaborazione di Luca Stanganini. Innanzitutto c'è la passione, perché ovviamente fai tutto ciò per passione. A parte grazie per il giovane, che giovane non sono, perché oramai ne ho viste tanti anche io di campionati. Niente, è un'emozione rivedere gente felice e contenta di vedere i propri ricordi. Ecco, io ho visto stamani gente che si è emozionata nel vedere le foto di quando lui era giocatore, e questa è una cosa molto bella, al di là del fatto che abbiamo aperto un museo fruibile per tutti, tifosi appassionati, ma soprattutto per chi con questa maglia ha giocato e ha conquistato anche delle vittorie che noi ricordiamo. Quindi da tifosi ci fa piacere essere stati anche così il traino, il veicolo per fare ritornare in mente a loro quello che è stato il loro passato da atleti e da sportivi, insomma. Questo dovrà essere anche un centro di aggregazione di quelli che sono tutte le componenti dell'Arezzo Calcio, quindi dai tifosi soprattutto, che sono l'anima della squadra di questi colori, a tutte le componenti dirigenziali, se vorranno. Dovrà essere un luogo di ritrovo. Ora, adesso siamo ancora in stato embrionale, oggi abbiamo fatto un'apertura provvisoria giusto per far capire che di cose da fare ce ne sono e che abbiamo anche bisogno ovviamente di una mano, di chi è in grado e avrà la voglia e la possibilità di darcela. Dopodiché sì, questo sarà un luogo di incontro, di aggregazione con il comune denominatore, la maglia Amaranto, e quindi ci farà piacere in un futuro prossimo che diventi tutto ciò, insomma.